Lì per lì abbiamo chiamato la titolare perché non c'era più, la televisione ha proprio posto. Abbiamo pensato, la titolare ha portato via la televisione. In realtà, chiamando la titolare, ci ha riportato il fatto che la televisione, invece non era stata portata via. Poi abbiamo notato, la finestra, quindi quello infisso lì, lì dietro, scassinato, e abbiamo capito che c'era stata un furto. E praticamente ci siamo spostati dopo tanti anni, questa non era la nostra sede, noi avevamo un'altra sede. E era una voglia di ricominciare, quindi spazi più grandi, soldi investiti, perché non si direbbe, ma per aprire un centro del genere ci vogliono soldi, ma specialmente tanta esperienza. Lì per lì ci è venuta tanta rabbia, tanta frustrazione, chiudiamo perché veramente in questo paese non si può fare niente. Preso d'assalto così da dei balordi, perché ci sarebbero termini peggiori che non sto qui a dire, è una cosa impensabile. Tanto è che infatti noi non abbiamo mai pensato di mettere videosorveglianza, vigilanza e quant'altro, perché alla fine tu cosa ci vieni a rubare qua? Cosa ci vieni a togliere? Praticamente oltre alla televisione avevamo da poco comprato un afolletto, perché avendo dei bambini quindi abbiamo bisogno di un aspirapolvere abbastanza importante. Hanno portato via le casse della musica, una grande e una piccola, che comunque servono per animare le feste, i party che facciamo in questa ludoteca. Hanno portato via trapani, avvitatori, perché comunque qui c'è bisogno di una manutenzione costante. Siamo sui 2.000-2.500 euro per quanto riguarda i danni materiali. Venire qui e avere la paura di entrare e vedere di nuovo tutto distrutto, insomma, non è un sentimento dei migliori, però ci siamo ripromessi di ricominciare, di ritornare più forti di prima, perché i messaggi di conforto e di supporto da parte di tantissima gente, ma anche da parte di altre ludoteche, mi commuovo davanti a questo, è stato veramente entusiasmante. Quindi incrociamo le dita e buon rientro alla ludoteca in fondo al mare. Non vorrei denominare Cerignola come un luogo dove sono sempre avvenuti i furti, però ultimamente si sta verificando qualcosa di più aberrante, cioè nella normalità della normalità prima sì c'erano dei furti, ma adesso arrivare a 2, 3, 4 furti, case, negozi, cantine, box, cioè arrivano dappertutto e sono arrivati persino in questo posto. Cioè, qui i bambini vanno sfiorati, non vanno toccati, e loro ci hanno toccato veramente dentro, ci hanno fatto male. Abbiamo paura non solo quando chiudiamo, adesso abbiamo paura anche quando i genitori ci vengono ad aprire, ci vengono a bussare per prendere i loro figli, perché in realtà non sappiamo mai cosa c'è dietro quella porta. E oggi si riprende in pieno. Lo ripeto ancora, vorrei ringraziare tutte le persone che ci stanno supportando e sopportando anche, perché insomma il nostro stato d'animo piano piano sta venendo su. Stasera grande rientro di Ludoteca in fondo al mare, ci sarà un nuggets party con delle patatine e laboratori pasquali. C'è stata molta solidarietà a ludoteche che ci hanno scritto, sale feste, per donarci dei giocattoli che ci sono stati portati via, anche una cartolibreria che è noto a citare, la bravissima Alessandra Quatela del mondo della carta, che ci vuole donare dei palloncini ad Elio da mettere sotto il soffitto, proprio per dare un po' di colore, visto che ci hanno spento. Si è sviluppato molto negli altri, cioè questa piena solidarietà che in realtà non ci aspettavamo, perché comunque tu ti aspetti dell'astio con delle altre ludotiche, comunque c'è rivalità, però in realtà questa volta no, e noi ne siamo veramente grati.